Benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento di religione e spiritualità. Sono Madame S del canale YouTube La Femme Fatale. Oggi parliamo di etenismo. Perché l'etenismo sta avendo tanto successo anche in Italia? Bene, l'etenismo, comunemente detto anche neopaganesimo nordico germanico, è un fenomeno piuttosto recente nel panorama italiano, che ha avuto un exploit a seguito di serie come Vikings e videogiochi come gli ultimi capitoli di God of War e anche del personaggio Thor, The Avengers della Marvel, nel film e nei vari suoi film come Thor e Thor Love and Thunder e Thor Ragnarok anche. Troppo spesso le mute, come ben sappiamo, storpiano il senso e lo scopo di una neospiritualità che dovrebbe invece avvicinarsi il più possibile al culto delle origini di un determinato credo. La maggior parte degli italiani non sa praticamente nulla della tradizione nordica, se non quello che appunto viene diffuso dai media mainstream. Le persone appartenenti invece al mondo accademico e che studiano questa materia, la mitologia norrena, sanno quanto misere e distorte siano le informazioni che questi media elargiscono, ben consapevoli del fatto che stanno diffondendo solo ignoranza e falsità. Detto questo, per quanto riguarda la diffusione dell'etenismo in Italia, lo possiamo dividere in tre fasi del suo sviluppo. Una prima fase c'è stata a partire dal 1994, con la creazione e fondazione della comunità odinista. Di lì in poi l'interesse per il culto è andato pian piano crescendo. La seconda fase la si può collocare intorno al 2005, un anno cruciale per il Viking World moderno, dovuta alla grande diffusione del mito a livello globale, complici soprattutto l'espansione di Internet. Infatti da qui iniziano a nascere i primi gruppi di rievocazione storica vichinga e i primi forum su Facebook e online dove si parlava di Asatru e di etenismo in tutta tranquillità. Questo non significa però che la cosa si sia sviluppata senza intoppi, anzi ha iniziato a portare non pochi problemi con la nascita di improvvisati esperti e praticanti dei culti nordici. Sedicenti praticanti di culti nordici. Come secondo effetto c'è stato l'avvento di finti profeti. Si tratta infatti in gran parte di persone che hanno approfittato della spaventosa ignoranza dei cittadini in materia per inventarsi un loro culto, dove attirare quindi anche sprovveduti. Con il passare degli anni, questi soggetti che si dichiaravano studiosi e rivelatori della verità nascoste all'interno della mitologia norrena iniziano a circolare sempre di più. Da qui iniziano i primi conflitti e il materiale frutto di anni di studio di persone provenienti dall'ambito accademico viene copiato spudoratamente. La situazione attuale è più una pax forzata, infatti l'interesse è vivo, ma forse c'è meno caos tra le informazioni e più chiarezza tra gli interlocutori. Infatti sono nate comunità in realtà giovanili ben strutturate, che sanno il fatto loro e riescono quindi a muoversi in tutta tranquillità. Ci sono varie forme di etenismo, per esempio la Satru, che venera, che significa fedeltà agli Asi, agli Esir, o in scandinavo gli Esir, che sarebbero Odino, Thor, Bald, Tyr, Loki anche, Ferri. Poi c'è il Vanatru, che venera la fedeltà ai Vani, Ivanir come Freyr, il dio della fertilità, dell'abbondanza, vitalità, della crescita, anche Freya, la dea della fertilità, dell'amore e della bellezza. Wotanismo, deriva da Wotan, il termine tradizionale germanico utilizzato come nome per Odino, indicava in seno alla filosofia e altri movimenti esoterici germanici dalla fine del XIX secolo e prima metà del XX secolo un'ipotetica religione ancestrale germanica, e quindi un movimento religioso annoverà l'etenismo e in contrapposizione ad altri movimenti eteni come la Satru pone particolare enfasi al concetto di appartenenza etnica, avendo adottato una dottrina speccatamente suprematista. Infatti il votanismo ha preso una brutta piega, andando quindi a finire sfociando nel neonazismo e quindi nei gruppi di estrema destra. When you kiss me, fever, when you hold me tight, fever.